Ciao a tutti da Diego di Tecnofarm.it. Oggi vi riparlo un pochino dei prodotti di Xiaomi e quelli della domotica, che se avete visto i video precedenti sicuramente avrete ancora la scimmia che vi cavalca le spalle, perché mi è appena arrivata da Gearbest la nuova striscia luminosa di LED di Xiaomi, che si può utilizzare sia con il kit di domotica, ma che può anche essere utilizzata stand alone, ovvero da sola. È davvero molto semplice da utilizzare, si utilizza con la rete, diciamo, wifi della nostra casa e si utilizza con le applicazioni che sono disponibili sia per iOS che per Android. Nella confezione trovate tutto quello che vedete qua, ovvero la striscia a LED che è lunga 2 metri, che è flessibile, fatta, è morbida, davvero una figata. Nel retro ha un adesivo per appiccicarla, diciamo, dove vogliamo. Poi abbiamo anche l'alimentazione e questo è il pulsante per accenderla. Normalmente facciamo così e si accende, questo diciamo è l'ultimo colore che ho impostato. Però se vado a prendere poi l'applicazione, in questo caso posso scegliere se ho il mio kit di domotica, posso aprire l'applicazione di Mi Home e mi viene gestita, oppure posso scaricare l'applicazione Yale Light. L'applicazione Yale Light ci permette di avere una funzione in più che adesso poi dopo vi faccio vedere. Comunque, in sostanza funziona davvero molto semplicemente, perché facendo così, premendo switch, la accendiamo. Possiamo poi scegliere diverse colorazioni, come ad esempio la colorazione classica bianca, e poi possiamo scegliere di aumentare l'intensità e di cambiare anche il colore, farla magari più calda o un pochino più fredda. Vedete che adesso ha cambiato colore. Sempre nell'applicazione, adesso scusate la sposto perché sennò la telecamera non mi fa più vedere il display. Abbiamo diverse opzioni. Abbiamo la possibilità di fare una scena colorata, quindi comunque scegliere diversi colori. Ci sono 16 milioni di colori disponibili, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. Sono LED pressoché infiniti come vita, sono ad alta luminosità e fanno davvero una luce veramente molto forte. Possiamo scegliere il flow, ovvero una serie di colori che cambiano. Possiamo poi scegliere delle scene già preimpostate, come ad esempio la possibilità di simulare un tramonto o di simulare un'alba. Ad esempio, alla mattina, vedete, lui cosa farà? Avrà 15 minuti di tempo per accendersi, quindi si accenderà tenue per poi arrivare alla massima luminosità. Stessa cosa per il tramonto, succederà al contrario, ovvero per 15 minuti calerà l'intensità fino a spegnersi. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare, vedete, altre impostazioni, come ad esempio Movie, fa questo colore che rilassa la vista, se la mettiamo magari dietro alla televisione. E abbiamo poi anche la possibilità di fare la foto di un colore e lui simulerà esattamente quel colore lì. Se andiamo poi nelle impostazioni, abbiamo la possibilità di utilizzare diverse funzioni, come ad esempio lo spegnimento con un timer, la programmazione, ovvero noi vogliamo che il giorno tot alle ore tot si accenda, tac, lui si accende. Ma in più abbiamo anche una cosa davvero fighissima che è il music mode, ovvero cambiamento della luce a tempo di musica. Adesso faccio partire un brano velocissimamente. Allora, facciamo partire una canzone a caso. Turn on. Vedete che cambia, è un pochino psichedelico, magari mi potrebbe venire un po' di mal di testa, però mettiamo pausa perché sapete che YouTube appena sente un pochino di musica con i diritti dopo vuole i soldi e quindi vedete anche soltanto con il ritmo della mia voce. Adesso parlo, vedete quando parlo comunque cambia colore e questa è una funzione davvero molto interessante che se volete fare un festino in casa, questa è davvero potrebbe essere una soluzione davvero fantastica. Quindi, che dire,
Fighissima, io non vedevo l'ora che uscisse, da un po' che la puntavo, appena uscita l'ho subito presa. Dove si compra? Si compra su GearBest, la trovate a un prezzo di 40 euro, vi arriva a casa se scegliete la spedizione Italy Express con circa 7 giorni di tempo, vi arriva con il corriere di BRT, ve la consegnano direttamente a casa, e senza pagare le spese di dogana perché le spese di dogana sono già pagate dal venditore. C'è un cavo. La vado a spegnere perché sennò non si vede più niente. Ok, c'è un cavo davvero molto lungo, sia dal telecomando, diciamo, al LED che dal telecomando all'alimentazione. E quindi, che dire, ragazzi, se volete già creare un clima natalizio nella vostra casa, oppure semplicemente per illuminare la cucina, come ad esempio io utilizzerò da mettere sotto ai pensili della cucina, questa è una scelta davvero fantastica che vi consiglio. E soprattutto se avete il kit della domotica. E se non lo avete, vi consiglio di vedere i video che ho fatto. È davvero un ottimo acquisto. Per il momento è tutto. Ai prossimi video con queste chicche di Xiaomi. Ciao da Diego.